Saranno installate entro la primavera le nuove telecamere di videosorveglianza nell'area della stazione. Osservato speciale sarà in particolare il sottopasso dei cappuccini, nel quale in diverse occasioni si sono registrati episodi di furto e vandalismo. Quella parte di città quel, diciamo, dove è situato il monumento della resistenza è una delle zone più attenzionate e più da attenzionare che l'amministrazione ha, ha sempre avuto come priorità. È un luogo di passaggio, di incrocevia tra la stazione del treno, il centro storico, il parco Miralfiore, l'ospedale e quindi un luogo sul quale le forze di polizia hanno, hanno svolto in questi mesi un lavoro molto importante anche di, di contrasto alla, ai fenomeni di criminalità. Uno degli interventi Infatti, che andremo a realizzare nelle, nei prossimi mesi, entro la primavera, è eh, un intervento condiviso con la prefettura, con, le con la questura, con le forze dell'ordine: quello dell'installazione di, di fatto due nuove telecamere di videosorveglianza. Due lato eh, da sottopasso dei Cappuccini, lato stazione del treno, che quindi riprenderanno, saranno le telecamere di contesto per quell'area e per anche la zona del monumento, dall'altra parte invece nell'altro nell lato dei sottopasso dei cappuccini. Tra l'altro telecamere di elevata tecnologia con una qualità dell'immagine elevata, con tutta una serie di funzioni di piattaforme di ultima generazione. Abbiamo avuto anche un incontro insieme all'assessore alla solidarietà Sara Mengucci, insieme ad altri agli agenti di strada di fatto chi si occupa eh, di eh, iniziare anche un percorso di reinserimento nei confronti di, di inclusione sociale, nei confronti di ragazzi che non sono lì per chissà quali finalità. Delinquenziali, ma che nel contesto creano una, una, diciamo, situazione, una sensazione che può essere di insicurezza. L'annuncio dell'assessore Pozzi è stato accolto favorevolmente dal quartiere, che da tempo richiedeva interventi per intensificare la sicurezza dell'area. Siamo contenti che la cosa è stata accolta e quindi l'assessore Pozzi in questo caso abbia recepito la nostra richiesta, la richiesta del Consiglio intero del quartiere perché bisogna dare atto, anche il Consiglio di quartiere ha fatto questa richiesta. Noi vorremmo non solo le telecamere perché sicuramente le telecamere sono una bella cosa, se poi vengono fatte quello che hanno detto e sicuramente sembra che siano delle telecamere di alto efficienza. Naturalmente è un bel occhio sulla, sulla zona e può portare a veramente un risultato ottimale, però crediamo che anche una presenza in zona di un vigile di quartiere che comunque passi e comunque ascolti la gente e crea naturalmente quello che è la sicurezza nel totale della, della riuscita di questa cosa. Non solo sicurezza, ma anche riqualificazione. L'assessore Pozzi ha infatti annunciato che insieme ad altre realtà sono in fase di discussione alcuni interventi di manutenzione volti a migliorare l'aspetto della zona. Abbiamo avuto questo incontro insieme a Legambiente, Lions ed altri perché c'è l'attenzione da parte di tutta la città no? su, quel, su quel luogo. Un'attenzione che negli anni passati aveva portato anche a delle proposte di rivedere quello che può essere il posizionamento del monumento della Resistenza. Insieme a Legambiente abbiamo individuato diciamo, alcune priorità di piccoli interventi di manutenzione per rendere più appetibile e più eh, decorosa quell'area. Quindi da interventi che andranno condivisi con ASPES per quello che riguarda i fiori, le fioriere ad altri piccoli interventi di manutenzione e di sistemazione del, della pavimentazione.